abbiamo imparato a vivere veloce, senza mai guardare indietro, e trattenuto le lacrime in gola prima di ogni partenza. Ci siamo alzati in piedi, in prima fila, davanti all'emozione. E se abbiamo sbagliato, è perché siamo umani, perché siamo persone. E poi c'è sempre qualcuno che tradisce il cuore e c'è ancora qualcuno che con coraggio difende l'amore. E poi c'è Anna, che non crede più a niente. Non è la vita che avrebbe voluto. E non è facile sentirsi vivi davanti alla gente. Perché sentirsi soli a 20 anni, dopo 20 anni di sogni, è come uccidere la verità, è come uccidere un'identità. Abbiamo tremato di notte in silenzio, come alberi spogli, e inventato cieli sui soffitti, proiettando i ricordi. Siamo rimasti chiusi in una stanza, senza alcuna passione. E poi ci siamo salvati dentro gli occhi fedeli dei nostri animali. E c'è sempre qualcuno che sembra più felice di te. E poi c'è ancora qualcuno che con la gioia cura il dolore. E poi c'è Anna, che vorrebbe gridare. Non è la vita che avrebbe voluto, che non esiste un equilibrio perfetto dopo un dolore taciuto. Perché sentirsi persi a 20 anni, dopo 20 anni di sogni, è come uccidere la verità, è come uccidere la libertà. Ma poi c'è sempre qualcuno che ti vuole bene davvero. C'è sempre qualcuno. Siamo la vita degli altri. Siamo la vita di ognuno. Che forse, Anna, siamo tutti quanti, con gli occhi pieni di sogni, ad aspettare che il mondo ci ascolti per non sentirci distanti. Anna poteva solamente gridare, e invece adesso vive davvero, con la sua forza e la sua identità, con il suo coraggio e la sua libertà.